chiedigli se la diretta la possiamo fare subito. Oh, tra quanto? Ok, fermo, mamma. Mi prende la maniglia, non so più. Ora siamo fra Positano e una spiaggia recondita che si chiama Tordigliano, una spiaggia che si può raggiungere solo via mare, bellissima già nel comune di Vicuente. La notizia buona è che Positano da quest'anno è bandiera blu. E allora ci si può vantare che in Campania ci siano alcune bandiere nuove. Purtroppo tutte queste bandiere blu sono quasi tutte nel Golfo di Salerno e non nel Golfo di Napoli, dove ce l'hanno solo Capri e Massalubrezze. Questo ci fa riflettere molto su quanto è inquinato il Golfo di Napoli e quanta è la pressione antropica sul Golfo di Napoli e sul problema che noi vogliamo denunciare, che è quello della mancanza di depuratori. Sì, per domani entriamo nell'area marina protetta e là pure là avremo altre good news e bad news. Diciamo che la scure dell'austerity forse ci potrebbe riservare brutte sorprese per la tutela di quest'area marina protetta. Abbiamo sentito proprio ieri il direttore, il presidente di questa area marina protetta, e ci hanno molti timori, manca il personale proprio. Non c'è chi ci fa la guardia a queste aree marine protette, non c'è chi protegge le aree marine protette, quindi questo magari potrebbe essere l'anticipazione per domani. Grazie, grazie Ecoradio, ciao a tutti! Vai Paolo, salve.